Leggiamo insieme da Matteo capitolo 16 versetto 21 e dice: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E ancora prima Pietro capitolo 2 versetto 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Perché Gesù è morto? È scritto in Luca capitolo 24 versetto 26. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? Con questa domanda Gesù incoraggia due suoi discepoli tristi al pensiero che il loro Signore fosse morto. Essi vedevano svanite le speranze che ci fosse un regno per lui, per loro, per Israele. Forse anche voi vi fate delle domande sulla morte di Gesù. Il suo insegnamento così potente e la sua influenza morale non erano forse sufficienti? Perché bisognava che morisse su una croce? Negli Evangeli la morte di Gesù ha un posto importante, centrale. Gesù stesso considerava la propria morte come lo scopo della sua venuta sulla terra. Ha potuto dire: «Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Marco capitolo 10 versetto 45. La sua morte non è la fine di una vita sublime e incompresa. No, con essa si è compiuta l'opera della redenzione dei peccatori, della liberazione decisa da Dio. È in vista di quest'opera che Gesù è venuto nel mondo. Con la sua morte ha glorificato Dio, portando la condanna che meritavano i nostri peccati. Ci rendiamo conto della gravità del peccato quando guardiamo alla croce, dove il Figlio di Dio ha dovuto morire al nostro posto. La morte di Gesù è anche la prova più potente, che più colpisce, dell'amore di Dio. Inchiniamoci davanti al Figlio di Dio e diciamogli: grazie, Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.